Adesso vi presento il padre di tutti noi, Beppe Grillo. Che parlava di pace. Allora, il discorso che io vorrei farvi capire, che la mia funzione adesso è completamente rovesciata. La satira chi la devo fare adesso? Perché beh, avete visto, qui un presidente del consiglio, un ministro, non sono più i ragazzi che io conoscevo. Ho visto adesso Conte, ma ha fatto un passaggio umano, proprio antropologico, pazzesco. Era in 4 mesi, era un cazzo di professorino messo lì in università che faceva l'esegesi del diritto romano, e adesso è qui: cambieremo il mondo, cazzo! Io non so più cosa dire. Ho visto dall'annunziata Luigi. Luigi è una macchina da guerra, perché come lo metteva in un angolo era nell'angolo opposto, dall'altra parte. Non riesce nessuno a metterlo in difficoltà, solo io, perché so tutte le cose vere della sua vita e me le tengo. Se noi abbiamo fatto una rivoluzione, il secondo rivoluzionario ci sta guardando lì, e che è stata una rivoluzione, ma il vero rivoluzionario deve finire la propria rivoluzione con qualcosa di diverso. Io non posso continuare a fare le tournée, fare il comico, avere una casa bella, la macchina bella, andare in giro. Il rivoluzionario deve per forza avere un piccolo Golgota, una piccola qualcosa che gli succeda. Tutti i grandi rivoluzionari sono stati un pochino in galera, perché non io? E allora ecco che chi mi avvantaggia in questo governo, Bonafede, ha detto: perché dobbiamo lasciare questa pratica sul tavolo che è lì dal 2014, che non rompeva i coglioni a nessuno, perché non ci pensava nessuno. Noi siamo i più onesti di tutti, e io è giusto, io andrò in galera, sì, non ho più condizionale, non ho più niente, non vedo l'ora di andare al 41 bis e parlare di buona fede a Totò Curtu e tutti. No, questo vi dimostra come certi ruoli non sono più ruoli. Certe cose noi non le guardiamo, ed è giusto così, per l'amor di Dio. Un reato di un presidente, che io, una battutina, sono cose dell'Ottocento. Il vilipendio per aver detto che invece di dare le dimissioni si doveva costituire, Napolitano, è una piccola battutina che ripeto qua, ma in forma così, anonima e semplice. Ma no, state fermi. Avevamo chiesto l'impeachment. Ma non si può, noi dovremmo riformare la figura del Presidente della Repubblica, togliere questi poteri, e allora il capo delle forze armate, lo capite? Capo del CSM, nominano 5 senatori a vita. Queste cose non vanno più col nostro modo di pensare, non vanno più assolutamente col nostro modo di pensare. E allora io vorrei dirvi, in questo momento, in questa ossessione che ci provoca paura, perché io sono arrivato qua e degli amici mi hanno detto: Grillo, ho perso il 10% col Mibetel.
ho preso almeno il 10%. Tutti terrorizzati, questa paura, siamo dentro un'ossessione. Io sono venuto qua stasera a chiudere questa strepitosa manifestazione dicendovi che io non ho più paura di nessuno. Va bene? E specialmente per questi malati di mente, irrati in tripla A, l'outlook è stabile. Ora, io non avrei mai pensato che Luigi in pubblico dicesse sono contento perché l'outlook è stabile. Ma non c'era un buon cazzo, Luigi. È stabile. Sono tre o quattro agenzie a New York, sotto inchiesta a Trani, condannati, aggiotaggio, condannati. Sono quelli che davano la tripla A ai titoli della Lehman Brothers il giorno prima che fallivano. Ci possono far paura queste cose. Ci possono far paura dei vecchietti in Europa, come Juncker e Schröder, che faceva così, andava indietro dicendo... L'Europa, il futuro dell'Europa! Ma di che cazzo stiamo? Che Schröder arrivava lì? Sì, il futuro! Il loro futuro è una clinica, messi lì, tranquilli! Non il nostro! Noi ci liberiamo! Noi siamo liberi, psicologicamente! Non cadete in questa trappola! È un momento magico, godetevelo! È un momento magico! Di questi ragazzi che ormai adesso non sono più ragazzi. Sono arrivato lì, c'erano le auto blu. Ho detto, chi sono questi? Sono i nostri, stai zitto, sono i nostri. Ma noi siamo al governo. Siamo al governo e vanno d'accordo. Vanno d'accordo con Salvini. Ma non c'è niente di strano. Perché io non l'ho mai conosciuto, l'ho conosciuto una volta sola, Salvini, prima che diventasse quello che è diventato, e all'aeroporto sono arrivato, lui era molto timido, un ragazzo, io arrivavo, ero già elevato io. Non ridete, io sono elevato, voi siete massa. Voi riuscite a malapena a vivere. Io esisto, è diverso. E Salvini percepiva questa potenza che emanava il mio fisico sul suo, come razza superiore alla sua. E allora si è avvicinato, ve lo giuro, si è avvicinato e mi ha detto, signor Grillo, c'è mia mamma al telefono, la potrebbe salutare. La mamma di Salvini. Ho detto, signora, perché non ha preso la pillola quei giorni? Perché questa è stata una battutina. L'unico rapporto che ho avuto. Ma non è... Guarda, io ammiro quella persona lì invece, ve lo dico sinceramente. Ammiro, perlomeno è leale. L'etica della politica è la lealtà. E quello che mi dicono, una persona che dice una cosa e la mantiene, che è un miracolo oggi nella politica. Allora, poi siamo strutturalmente come DNA diversi. Lui è di pancia, anch'io sono di pancia, perché ho scoperto qualche cosa di diverso. La pancia è un cervello. La pancia determina certi nostri stati mentali, la pancia. La serotonina è prodotta qui, non qui, e viene attraverso il nervo vago al cervello e condiziona i comportamenti. Sei felice o non sei felice in base alla serotonina, il 90% lo produci qua. Qui hai 100 miliardi di neuroni, qua hai 100.000 miliardi di batteri. Noi siamo parte di tutto, 100.000 miliardi di batteri, sono 100.000 miliardi di stelle nella costellazione, facciamo parte del tutto con i nostri batteri, siamo ecocompatibili dentro il sistema delle stelle satellitari fermate, vi sto andando oltre! E questo movimento è nato dalla pancia al secondo cervello. Perché non ci vuole molto,
a capire chi hai di fronte. Abbiamo ancora l'amigdala, abbiamo ancora se, diamo, non so se è mai capitato di pensare una cosa su una persona e poi man mano che la conosci hai detto: cazzo, ho sbagliato, è una buona persona. Poi dopo un po', nel tempo, ti riviene in mente che era uno stronzo veramente. È sempre così. E noi parliamo di spread e parliamo di togliere qualche soldo. Io, per esempio, ero a favore dei vitalizi. Dammi un po' d'acqua, scusa. No, voglio dire... Dunque, io... sono per la scomparsa di certe ideologie in cui siamo immersi e non ce ne rendiamo più conto. Siamo una società che invecchia. Ora, se vi guardo, uno su tre c'ha più di 60 anni, 70 anni, 80, 70, 50, 92, tu ne avrai 15, ma hai fatto una vita di merda, ne dimostri 90. Siamo un popolo di vecchi, siamo i più vecchi dopo i giapponesi, siamo vecchi, siamo comandati da vecchi, dentro una struttura di vecchi. In un mondo vecchio che continuano ad equipaggiare un mondo che tra un po' non c'è più. Non c'è più questo mondo. Dio mio, c'è il mondo dei blockchain, delle criptovalute. C'è un mondo della perdita del lavoro. Questo lavoro. Il lavoro, Dio mio, Darwin, che ha inventato la teoria dell'evoluzione, uno dei più grandi menti della storia dell'umanità. Darwin lavorava 3 ore al giorno, maledetti. 3. Poincaré, il più grande matematico della storia, 4 ore al giorno. I raccoglitori, i cacciatori, andate a consultare gli antropologi, lavoravano 3 ore, non erano mica coglioni i raccoglitori, i cacciatori del Paleolitico. E noi 10 ore, 3 lavori. 3 lavori e sei povero. Perché oggi su 6 milioni di poveri, 8 milioni, 6 sono poveri con 3 lavori. Ma che cazzo vuol dire questa roba qua? Vuol dire che il salario non ti garantisce più niente, ma non una vita. Vai a mangiare la pizza con tua moglie una volta alla settimana, farti una vacanza, è la tua vita, non il mercato, lo spread, è la tua vita, ce n'hai una. E allora... saranno gli ultimi raduni, perché saranno gli ultimi, poi dobbiamo cambiare, dobbiamo vederci di nascosto, dobbiamo cospirare, creare un linguaggio nuovo. State attenti, avete delle cimici in tasca, sono spiati, i giornalisti si annidano tra voi e cercano di captare una frase. Eccolo lì, lo vedi, ti abbiamo visto, esci di lì. Esci da quel corpo schifoso, vieni fuori. La stampa fa il ruolo che deve fare. Io ho messo un tarifario, ogni domanda 2.000 euro, 8 domande 16.000 più IVA, televisioni 30.000 senza sconto. Però voglio dirvi, ho visto Lebetino, Renzi, in televisione. No, ferma. Sapete che io l'ho visto un quarto d'ora, ci ho parlato un quarto d'ora, io mi sono alzato, ho detto non sei credibile, me ne sono andato, mi ricordo. Ma no, ma non voglio farmene un vanto, vi voglio dire, l'ho visto in queste trasmissioni che fanno, non so se era di martedì, e mi ha fatto tenerezza. Te lo giuro, mi ha fatto tenerezza lui, perché era dentro quel meccanismo che lui aveva contribuito a creare, e c'era dentro, c'era scappato dentro, con 2 giornalisti, 3 che lo massacravano dalle domande, e lui cercava di rispondere, ma lei con che qualità, con che titolo risponde? Mi ha fatto tristezza, perché la sinistra... La sinistra era piena di bei talenti, adesso troviamo questi filosofi da varietà che vanno in televisione e ne fanno una professione, questi filosofi dove non esiste il futuro ma non esiste neanche il presente, quelli che ti dicono io ho il computer, per l'amor di Dio, non c'ho neanche il telefonino, io ho la stilografica, quelli che non guardano, riguardano, quelli che non vedono, rivedono.
Questa sinistra è morta con questi intellettuali finti. Questa sinistra è morta perché è diventata barbosa, noiosa, senza una narrazione, senza parole. Hai visto quest'altro segretario che vi sfido a dire il nome? Ma questo è il maggiordomo della famiglia Adams che fa... che grida, adesso grida i nostri temi, ci grida le stesse cose che noi gridavamo a loro, proprio riescono a essere vecchi, anche nel un discorso che dovrebbero fare nuovi, dovrebbero parlare di reddito universale incondizionato, dovrebbero parlare di mobilità che cambia, di aria, l'effetto serra. Io ho fatto il bagno ieri, 28 gradi a Genova, ma io sono a favore dell'effetto serra. Ma che a novembre fai il bagno, c'è caldo, siamo in maglietta. Io ho comprato un trattore diesel e lo tengo in moto tutta la notte per fare un po' di effetto serra. Il mondo sta cambiando. C'era vicino a me nel parco dove sto io, vicino, c'era un gufo di giorno che faceva... Ci sono delle mosche, una volta la mosca facevi così, la prendevi o se ne andava. Non ti caga neanche la mosca, fai così e rimane lì e dice che cazzo fai. Sta cambiando attorno a noi l'ambiente, si scalda la terra, chi se ne frega, non è la terra che si scalda, è il tuo culo che si scalda e ne avremo dei problemi da risolvere. La plastica, avete fatto plastica free, oh, tutto selezionato, è 20 anni, dov'è l'acqua? È 20 anni che parlo di questo, la bottiglietta, vedi? La bottiglietta di vetro, riciclabili, riutilizzabili. Noi stiamo bevendo in bicchieri di vetro e ognuno, poi ci danno una sciacquata. E cazzo, c'è una sciacquata, ribevo in quel bicchiere lì, che magari ci ha bevuto buona fede. Non vorrei che mi querelasse. Allora, no, voglio dire, la plastica, ma ormai è tardi. Sono 30 anni che parlo di riciclaggio di plastica, 30. E 2 giorni fa a Roma c'era il club di Roma, gli insegnanti che mi hanno insegnato a interpretare il mondo, i Weizsäcker, i Sachs, gli Amory Lovins, il Negavat, c'erano tutti. E continuano da 30 anni a dire la plastica, riciclaggio, riutilizzo. È finita! Ce l'abbiamo nel sangue, ce l'abbiamo nell'acqua, ce l'abbiamo nel sale, la mangiamo ogni giorno un pezzettino di plastica. È finita, cazzo! Ma io confido nei 100.000 miliardi di batteri, che finalmente un batterio si romperà i coglioni e digerirà quella cazzo di plastica. Abbiamo tecnologie che avanzano, meravigliose, le criptovalute, i blockchain, abbiamo tecnologie, l'hyperloop. Sono andato in Spagna a vedere il modulo che spareranno a 1000 all'ora, oppure 500, non ha importanza, su magneti, tolgono l'aria, non c'è attrito, non consuma energia, anzi la fa mentre va, la fa e la cede alla rete. Pensate un po' alle merci di un tubo che parte e va. Invenzioni vecchie, idee vecchie le stanno facendo adesso, ma come fanno a fare un progetto così? E lo fanno a Tolosa, in Spagna il prossimo anno parte già la linea Dubai, Abu Dhabi, 100 chilometri. Come ha fatto? Come fanno a avere queste idee e c'è qualcuno che le sovvenziona? Ma Dio mio, come fanno? Lo so io come fanno. Non vanno da un architetto, un ingegnere, uno studio, dico mi progetti questa roba. C'è la rete. Allora il progetto va in rete, 800 ingegneri ci lavorano. E se il progetto ha una possibilità, la trovano di farla. E il guadagno di questi ingegneri è una fetta di azioni della società che si viene a creare. 800 ingegneri non possono sbagliare. Ecco perché io ho detto la mia idea sul ponte di Genova. E non dirò più niente su quella cosa lì, perché è così, il mondo va avanti con queste, io sono stato a New York a vedere in un congresso, parlavano i sindaci di Chicago, di New York, hanno gli stessi nostri problemi, gli americani,
si basano su tre pilastri: università, lavoro, famiglia. Il lavoro sta scomparendo anche là per le macchine. Ogni macchina toglie 6 posti di lavoro. Cosa faremo noi? Nel 2025 metà dei lavori conosciuti spariranno e l'altra metà non sappiamo che cazzo di lavori arriveranno. Le università si trovano in braghe di tela, non sanno cosa insegnare, hanno curriculum vecchi. Vecchi, nuovi mestieri saranno il manager avatar, sì, l'architetto delle città sommerse, l'esperto, il tecnico dell'interfaccia. Che cazzo mi guarda l'interfaccia? Cos'è? Non è uno che fa macchiage, gli algoritmi oggi, una volta la nostra vita, le nostre abitudini, sposarsi, fare raccolti, lavorare, era condizionata dalle stelle, ve lo ricordate? I babilonesi andavano sulla torre e dicevano: che cazzo devo fare domani? E le stelle, e loro si sposavano, si accoppiavano, trombavano o no in base alle stelle. Poi è arrivato il cristianesimo, ha detto: no, contano delle balle le stelle, c'è la Bibbia, segui Giovanni 13, e lì non hanno più trombato. No, a parte questo, no, e allora tutte le nostre azioni comuni erano in base al cristianesimo, alla religione, e la religione abbiamo visto che cosa fa, non risolve mai i problemi, li complica. Oggi abbiamo una chiesa che è esattamente la classe media, come tutto ci stiamo trasformando in classe media, in media qualsiasi cosa. E allora adesso cos'è il nuovo Dio? Il nuovo Dio è l'algoritmo, il dato, i dati. Chi ha il dato, chi è questa massa di dati, detiene la tua vita e tu non te ne rendi conto, non sai neanche cos'è un algoritmo, non sai, senti questa parola. Algo e ritmo, pensi che sia no. Sono algoritmi che viaggiano alla velocità della luce, vanno a speculare un secondo prima che apra la borsa a New York, o speculano il secondo dopo che si è chiusa la borsa. Nel 2010 due algoritmi contrari si sono incontrati e stavano facendo il crack finanziario mondiale, e un piccolo ragioniere di banca l'ha scoperto per caso. Siamo in mano a queste cose qui, che viaggiano, e tu sei lì, che non sai da dove arrivano le robe. Sei il prodotto di qualcosa che non conosci. E io vado a vedere le città, parliamo di smart city, ci riempiamo di ste cazzo di parole, smart city, sostenibile, la città sostenibile. Ma che cazzo vuol dire? Se le città non togli quelle cazzo di macchine, puoi farla tutta smart che vuoi, che sarà sempre una città ignorante. Dammi l'acqua, devi essere pronto. Chi ci ha bevuto? Qualcuno lì? Sono andato a vedere sindaco di Chicago. Vi chiedo due domande nel mio inglese, molto più perfetto degli ultimi politici che ho sentito. Ebbene, aveva dei dubbi, perché i tre pilastri americani, università, lavoro, famiglia, se sgretolassi stanno sgretolando, perché mancando il lavoro, il pilastro centrale, università e famiglia, vanno in crisi i rapporti umani, vanno in crisi. Cosa vuol dire cultura se non stare insieme? Che cosa vuol dire la cultura? Questa parola che mi fa paura, come Goebbels, che diceva: appena sento la parola cultura, prendo la mia Colt 45. Eppure, è così. Quale cultura? Quale? Io mi sono sposato un'iraniana, vado a prendere mio figlio a scuola. La preside del liceo di mio figlio, quando ho detto mia moglie è iraniana, mi ha detto: ah, bello, io sono stata in Egitto. Ma porca troia, ma è in Africa? Vabbè, sta a sottilizzare. La preside. Non sappiamo più un cazzo, siamo mezzi analfabeti, c'è un analfabetismo di ritorno, che è pazzesco. Il 45% degli italiani capisce sommariamente quello che gli dici. A bozze così, farfuglia dei concetti, crede in cose incredibili. Ma di chi siamo? Dove siamo? Siamo pieni di malattie nevrotiche. C'è gente che siamo pieni di autismi. L'autismo è la malattia del secolo, signori, e l'autismo non lo riconosci.
perché per esempio è l'Asperger, la sindrome di Asperger, e c'è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger, che è quella sindrome che di quelli che parlano in un modo e non capiscono che l'altro non sta capendo. E vanno avanti e fanno magari esempi che non c'entrano un cazzo con quello che stanno dicendo, hanno quel tono sempre uguale. C'è pieno di psicopatici, abbiamo bambini violentati da anziani come Macron, che hanno preso che ci danno dei lebrosi. Ora io sentirmi dire da uno psicopatico così che sono un lebroso, io dico, ma così, fodo la lebbra, che cazzo se ne frega, non è neanche infettiva, sono due crosticine, le tolgo, le metto in un sacchetto, vado a Parigi e le tiro poi, tutto al più. Ma c'è pieno, sindrome di alexitimia, l'alexitimia permette a questi qui dell'Europa di fare leggi senza emozioni, non sapendo chi sono, magari facendo un trattato che metterà in crisi milioni di famiglie, non hanno la percezione, perché loro non hanno emozioni e allora non riconoscono quelle degli altri, sono queste le malattie professionali di oggi. E allora il sindaco di Chicago mi dice, guardi, noi siamo in crisi perché abbiamo investito, pensavamo alla cultura, cazzo l'istruzione. L'istruzione è meravigliosa finché non incontri un istruito imbecille. Quando c'è l'istruito imbecille, dici, ma come cazzo fa? E invece ci sono di pieno di istruiti imbecilli. C'è pieno, io anche nel nostro governo, ve lo dico. Ora, combinazione, sto guardando sempre la stessa persona, ma no, però noi siamo, no, e mi dice il sindaco di New York, e il sindaco, fanno un TED, io vedo lì, ascolto, e dicono, ma oggi una città è completamente diversa da come l'abbiamo immaginata, oggi, fermate, che vuoi, merimbarci, non me rompe il come dite voi, e mi dice il sindaco, noi abbiamo investito nella cultura, nell'istruzione, nell'università 3 miliardi di dollari, però abbiamo mezza città, Chicago, contro, perché ogni quartiere ha un'esigenza diversa, noi abbiamo preferito le università di un certo quartiere e magari di là non hanno le fogne o non fanno la differenziata o non hanno la spazzatura. Ogni città, ogni quartiere, una piccola città, il concetto di città deve essere che ogni quartiere deve essere autosufficiente di energia, di cibo, deve avere tutto a 500 metri. Andate cazzo a vedere le nuove costruzioni che fa Apple, che fa Google. La sede dell'Apple a Cupertino, l'ho pubblicata, andate sul mio blog, maledetti, porci che non ci venite più, pezzi di merda, mi rovinate. Andate a vedere, hanno fatto un anello alto 11 metri, non grattacieli di 100 piani, non sono coglioni, verde, acqua, cultura idroponica, orti, tutto pannelli solari, energia solare, quello che non si consuma si stocca in batterie della Tesla, c'è un edificio apposta, non hanno fatto impianto di aria condizionata, usano i flussi, hanno studiato le termiti a Cupertino per fare il loro edificio, le termiti che hanno 25 gradi di temperatura e 60 di umidità in tutto il mondo, perché le termiti arrivano a controllare i flussi, come la zebra! La zebra, perché bianca e nera? Io lo so, voi non sapete un cazzo, lo vedete, che ecco perché io sono l'elevato. La zebra è bianca e nera per gli insetti, sì, può darsi, ma anche perché abbassa la sua temperatura di 5 gradi, ha dei peli neri e dei peli bianchi, che l'aria andando nei peli neri si scalda e si raffredda col pelo bianco e abbassa la sua temperatura. I giapponesi, che non aspettavano altro che guardare una zebra da vicino, fanno gli edifici bianchi e neri con una vernice così. Il mondo sta andando avanti, con idee, bisogna osare. Io ho sentito uno che ha presentato un'idea di fare la più grande centrale fotovoltaica del mondo sulla Luna. Ha detto, che senso ha fare la più grande centrale fotovoltaica nel deserto, quando fai poi migliaia di chilometri di cavi? La faccio sulla Luna, che c'è un'irradiazione 1000 volte superiore di calore. E la NASA la sta finanziando, la NASA finanzia questo qui, che se fosse venuta da noi a dire faccio una centrale sulla Luna,
l'avresti massacrata di botte. Là prende i soldi per farlo e studieranno il modo di portarla sulla terra. Sognano l'hyperloop, i container. Cazzo, quant'è che vi dico? Io che vengo da una città portuale, quant'è che vi dico che metà dei container sono vuoti? Quant'è che vi dico che le concessioni date nei porti a questi quattro scalzacani che fanno gli imprenditori, che guadagnano con la concessione del territorio e fanno montagne di container, perché è il container che crea valore aggiunto, non quello che c'è dentro. È il container che gira il mondo vuoto, che crea ricchezza dove lo metti. Ma vi sembra normale questo? I porti ormai sono magazzini delle multinazionali. E allora bisogna, ormai aziende. Sai che se non parla uno non capisco. Mi state prendendo per il culo, cosa avete visto? Cosa avete visto? Mi spieghi tu, spiegami. C'era una rondine? Che cazzo dici? Allora hai visto una rondine, tu cosa hai visto? Un condor. Ha fatto il cuore le rondine, sai quanto ci ho messo io ad addestrarle? E pensate che non sia una tecnologia della natura. Voi pensate che quando vedete uno stormo di uccelli in formazione, pensate che ci sia il capo in cima che determina lo stormo degli uccelli? Non è, ce l'hanno nel DNA del loro movimento. E là c'è quello davanti che non sa che quelli sono tutti dietro. Ogni tanto si gira, ma che cazzo fate venendo tutti dietro a me? Potremmo solo copiare la natura. La natura fa delle cose straordinarie. E la sinistra, cazzo, la sinistra avrebbe il modo di prendersi questi argomenti, svilupparli, essere curiosi. E ricordate che questo movimento, ricordatevelo sempre, questo movimento è nato da un grande manager, Casaleggio, ma è stato anche, grande, con cui parlavamo di fantascienza, parlavamo di tante, è un uomo duro a volte, duro, le telefonate erano, ciao, stai bene, cosa hai fatto oggi? Poi buttava giù magari. Un uomo però, un visionario straordinario, visione. La politica ha il dovere, voi avete il dovere di non abbandonare una visione, perché la politica adesso è un momento difficilissimo, hai un'offerta di tecnologia immensa, esponenziale, e la politica deve scegliere che strada prendere. È la politica, vogliamo le rinnovabili, vogliamo il petrolio, vogliamo il gas che passi sotto quei cazzo di ulivi della Puglia, non lo vogliamo. Abbiamo bisogno di gas o non abbiamo bisogno di gas? Questo è un sogno. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? La politica. E la politica non è altro che il sistema fiscale, cari amici. Hai un sistema fiscale, investi lì e togli là. Tu sprechi, sprechi materie prime e energia fossile, io ti tasso. Fai l'uso e getta, il monouso, io ti tasso. E con quelle tasse lì lo sai che in 5 anni saranno progressive, e con quei saldi lì finanzio chi invece fa delle cose straordinarie, che fanno innovazione, che fanno materiali nuovi. Io voglio mettere in... Un reddito serve anche per mettere in condizioni dei nostri Leonardo da Vinci. Siamo pieni di Leonardo da Vinci qui, porca puttana. Che magari sta disegnando... Una panda, che cazzo ne so? C'è magari un Shakespeare che sta facendo del marketing. Siamo i più creativi del mondo, è quella la creatività. E i nuovi lavori sono creativi. Siamo i primi. Io girando il mondo, vedendo negli algoritmi, i matematici, sotto le grandi invenzioni e scoperte, c'è un italiano. Sono andato a Las Vegas, la più grande, con Casaleggio. Ti ricordi dov'è, Davide? Siamo andati insieme a vedere la più grande esposizione di robotica del mondo a Las Vegas. L'ho vista solo io, perché lui si è giocato tutto. E vediamo il robot. C'era un robot che sembrava Junger,
camminava così, poi veniva un po' indietro. E io dico, è la massima espressione dei robot giapponesi, mi dicono sì, ma dove lo fate questo robot? Dico io in un inglese un po' improvvisato, come Gentiloni, dico, e loro mi dicono, questo robot è stato fatto a Genova. Ma porca puttana, ma io mi faccio un culo così a venire a Las Vegas? E lo facevano sotto casa mia. Sotto casa mia c'è la IIT, un istituto tecnologico che magari non conoscete, che ha 800 ricercatori di tutto il mondo, porca puttana. Le menti girano, non scappano, girano. Torneranno tutti perché qui si sta da Dio e lo sanno. Prepariamogli un po' il terreno. Non abbiate più paura, non abbiate più paura, non abbiate più paura sto cazzo di debito. Non abbiate paura, debito. Ha due significati in tedesco, due significati. Uno è debito e l'altro è... è colpa. Io non sono in colpa. Il debito non deve creare una colpa. Perché se avesse creato una colpa nel 1953 la Germania l'avrebbe pagato, invece non l'ha pagato, e non pagando la Germania il debito è diventata la Germania che era, se no sarebbe come la Calabria. Il debito è immorale, a volte è immorale, e allora è immorale, come è stato immorale e come hanno vinto la causa gli Stati Uniti contro l'Iraq per un debito di 50 miliardi che gli Stati Uniti non hanno pagato e hanno detto che era immorale. Il debito è immorale, come era immorale il debito del Costa Rica, scusate, dell'Ecuador, col fondo monetario sono andati al processo, avevano un miliardo di debiti, non l'hanno pagato dicendo che era immorale, revocando la denuncia, essendo assolti perché hanno detto le stesse cose degli Stati Uniti in Iraq. Quando è immorale per tutti! Non abbiate paura, non dobbiamo neanche mettere paura, e non sono d'accordo quando dicono che dovevano loro aver paura. Adesso è il momento di io che ho inventato un po' il vaffanculo, che non l'ho abolito, l'ho calamitato sul frigo, ce l'ho lì, il vaffanculino. Adesso dobbiamo essere teneri, dobbiamo parlare bene dei nostri avversari. Si stanno, vedi che stanno girando su se stessi, dobbiamo dargli una mano, i temi sono gli stessi. Vorrei che mi ascoltassero per la prima volta, una volta, la destra, la sinistra, i ragazzi, io ho 6 figli, io vi conosco, che siate del PD, non mi interessa, di movimento sociale, non mi interessa. Siete giovani di 20 anni, è il vostro futuro, cazzo, che conta, e il futuro è adesso. È adesso! E allora, i grillini! Ho sempre desiderato nella mia vita essere un diminutivo. Allora io vi lascio. No, piove! Mi hanno detto mezz'ora, io ho fatto mezz'ora, io sono un serio artista da palcoscenico, una vecchia puttana da palcoscenico. Io vi abbraccio tutti, lo sapete, manine o non manine non ce la faranno, ma non ce l'hanno capito, hanno non capito. Io sono andato 2 o 3 volte in Europa, abbiamo dato 400 circa 650 miliardi dagli anni 50 a oggi. Il meridione, il famoso mezzogiorno, ha preso dunque circa 6 miliardi all'anno, e se è in queste condizioni vuol dire che è successo qualcosa, vuol dire che adesso, qualche tempo fa, sono orientati 400 milioni di progetti europei che non sono andati in porto in Sicilia. Allora i progetti europei, ho provato ad andare là e dire non mandate più soldi, eravamo con Travaglio, là siamo andati là, vanno in mezzo alle mafie, vanno i casini, i piccoli imprenditori non ne prendono, non mandate più soldi, per favore, eravamo quelli più alti nelle truffe, 1170 truffe all'epoca, eravamo i primi nella lista, non mandate più soldi, poi adesso invece che siamo al governo ho detto mandatene un po'.
No, no, i progetti non sappiamo neanche cosa sono, allora perché non prendere le scuole, i licei e farli vedere i progetti europei, farli discutere, creare dei congressi di ragazzi, farli lavorare nelle scuole. La scuola è vecchia il curriculum, è vecchia la didattica, sono depressi gli insegnanti. Se abbiamo due soldi, dobbiamo investire nell'insegnamento, nei professori, nella maestra. E nei medici, io ho la prostata, lo capite che se non investiamo nei medici mi aspetta una cazzo di vecchiaia maledetta. Io spero di avervi fatto sorridere, ecco, vorrei concludere con questa cosa. Questo movimento è nato da un grande manager, l'idea, e anche da un buffone. No, aspetta, è necessario che voi capiate. Voi capiate di non prendersi mai sul serio in modo totale, mai. Un filo di ironia, il sale della vita, l'ironia, per favore. Dove non c'è ironia, non c'è umanità, porca puttana. Ciao a tutti. Hey.